pensi, Dana? Siamo al verde, quindi lo sei anche tu. Ragazze, dite sul serio, allora devo crescere. Sei abbastanza grande per noi. Dana, lo sai già, ma non credo che Abby possa rifiutarti. La coach Abby teme che Dana possa metterla in ombra. Dana, tu rispondi di sì, di che sarà il capitano. Cosa? Shh, abbiamo bisogno di un nuovo slogan. A proposito, sono d'accordo. Avrete un nuovo capitano della squadra. Beh, ecco, coach Abby, il patto è questo. Non lo so, perché ci hanno tutti traditi. Tutti tranne Timothy, ma non possiamo perdonarli. Sì, è vero, io guardo Zakat e vorrei perdonarlo, ma non ci riesco. Ragazze, quali stickers attacco? Va nessuno, fanno schifo, non vanno più di moda, avanti. Che vuol dire che non sono più di moda? Sono di moda e come? Credo anch'io. Ragazze, le farfalle sono sempre di tendenza. La natura è la natura. Beh, ragazze, chi ha una spazzola in più? Questo lo prendo io. Bene, coach Abby, le farfalle sono belle, ma non vanno sulle unghie. Sono una cosa vintage. Mi stai dando della vecchia? Va bene, cambiamo argomento. A proposito, guardate cosa darò a Mike oggi. Un album fotografico. La vecchiaia non mi riguarda. Coach Abby, invece sì, l'album è molto molto vintage. Giusto, Maya? No, parlatene voi. Ragazze, sto per dare un pugno nell'occhio o nel naso a qualcuno. Perché mi avete chiamata? Volete un consiglio o no? Coach Abby, abbiamo una domanda per lei. Che ne pensa? Le ragazze dovrebbero perdonare i giocatori di basket oppure no? Mi sembra che a tutti debba essere data una seconda possibilità. Occupato! Quindi cercate di dare loro un'altra possibilità. Occupato? Come se non sapessimo che stanno parlando lì dentro. Mi chiedo chi ci sia. Mi preoccupa che non gli importa più di noi. Ragazze, per favore, uscite. Dobbiamo parlare, forza! Ragazzi, che fate? State origliando i discorsi delle ragazze, per caso? Ragazzi, allontanatevi dalla porta del bagno. Sembra strano, ma dovete sedervi e ordinare qualcosa. Lì dentro c'è la mia tipa. E la mia. E la mia. Aspettiamo che escano. Dobbiamo parlarle, è chiaro? Ragazze, uscite dal bagno, altrimenti i vostri ragazzi se la faranno sotto. Bla bla bla. Nat, per favore, vieni fuori, forza. Maya! Eva, esci di lì. Cavolo, quello con il cappello rosa è bello, è alto, a me piacciono i ragazzi alti. È difficile che ci siano ragazzi alti qui. Non hai visto? Sì, ma guarda Zakat, guarda Timothy. È inutile flirtare con Timothy, non ci guarda neanche. Cindy, usa tutto il tuo fascino, sei bella, avanti. Johnny! Sei pazza? Nata, vieni fuori, forza! Mentre le nostre tipe parlano in bagno, le altre ci fissano, guardate, sono dei piranha. È meglio non avere a che fare con loro, sono molto sospetti. Ehi, ehi, io e la mia famiglia amiamo davvero gli animali. Ecco perché abbiamo deciso di salvare questo zoo abbandonato. Scarica il nostro gioco per prenderti cura di tutti gli animali e aiutaci a costruire il miglior zoo del mondo. Ci vediamo nel gioco. Ice, non mi hai ancora detto niente, come sto? Molto bene, così almeno non sembri un ragazzo. In che senso? In realtà stavo benissimo con i capelli corti, tutti mi hanno fatto i complimenti. Beh, non tutti. Io ad esempio ti ho detto che non ti stavano bene. Ice, ti lascerò chiacchierare da solo. Rane ordinate oppure no? 5 cioccolate, pizza, te l'abbiamo già detto, è una memoria da pesce rosso. Allora ragazze, che avete deciso? Penso che abbiamo bisogno di un'altra cheerleader nella nostra squadra. Inventerà nuovi slogan e nuove mossette e vinceremo. Sì, Blondie, sei un ottimo capitano, ma che c'è che non va? Mi sono stancata. Blondie, no, è che sei pigra. Ice, pizza, per favore, io vorrei un po' di latte molto caldo con dei biscottini secchi. Zack, ma che dici? Sembri un vecchietto. Ma sento il cuore così freddo. Ma che dici, Zack? Ci serve un'altra cheerleader. Una che ci proponga degli slogan e che sappia muoversi. Oggi annunceremo che abbiamo bisogno di un'altra cheerleader nella squadra. Lo faremo e come? Ragazzi, non voglio ragazze più belle di noi. Dobbiamo prendere qualche bruttina in modo che non ci rubi i ragazzi. Rani, la vostra cioccolata. C'è qualcosa che non va? Niente, il mio ragazzo rovina sempre tutto. Bene, ragazze, è ora di andare. Perché i vostri ragazzi stanno per buttare giù la porta, quindi meglio andare. Avete sentito che Coach Abby ha detto di dare un'altra chance? Bene, Abby, allora faremo come hai detto tu e gliela daremo. Beh, ragazze, non so come farò a baciare il mascotte dopo tutto quello che è successo. In qualche modo farai. Bene, ragazze, io ora devo andare perché oggi ho un colloquio. Alcune ragazze vogliono far parte della squadra delle Bunny. Cosa? Sì, non c'è bisogno di scaldarsi. Ora vado, ok? Ciao. Chi vuole entrare nella squadra delle Bunny, eh? In realtà siamo già al completo. Questa storia non mi piace. Facciamo pace con i ragazzi, abbiamo bisogno del loro sostegno. Laila, guarda questi adesivi per unghie, li ho trovati nel bagno, sono carini. Giada, ero vistato nella spazzatura? No, Laila, erano sopra il lavello. Guarda che belle farfalline, no?
Giada, li hai almeno lavati? Certo, Laila, sono puliti e igienizzati, te lo assicuro. Guarda qua, questi sono carini. C'è anche il prezzo, costano un sacco. Ehi, ragazze, bullette! Che c'è, George? George, pensi che gli adesivi a forma di farfalla siano carini? Per le unghie, guarda. Non state facendo per niente bene il vostro lavoro, capito? George, chi è che l'ha detto? George, ma che succede? Chi ne ha parlato? I perdenti, lo sapevate? Oh, questi perdenti ci mettono sempre nei guai, sì, ma che ci importa di loro? Sentite, dobbiamo occuparci dei perdenti, forza, alzatevi! Ok, allora andiamo subito! Farfalle, aspettatemi qui! Giada, andiamo! Ehi, attenzione! Che movimenti scorbutici! State zitti! Oppure vi ritroverete nei guai! Forza! Noi non vi temiamo! Forza, Dima, lo sai che non si scherza con le bulle! Sì, paziente, Bruno! Oh, perdenti! Non potete essere lasciati soli un attimo, che è successo? Rompete le porte, rompete le finestre e adesso non posso dire quello che avete rotto. Sono perdenti pieni di problemi. Aia, io non ho problemi. George e Bulle, non ho niente a che fare con questo, i ragazzi hanno solo discusso. Hanno discusso, ma Bruno è ferito. Thomas, qual è il problema? Bene, perdenti, risolviamo in fretta questo problema, perché ci sono le farfalline che aspettano. Giada, calmati con queste farfalle. Bene, ragazzi, di chi è la colpa? Ma abbiamo solo discusso. Bruno, risparmia le forze. Stavano solo discutendo su cosa sia meglio, un'auto o una moto. Un'auto. Una moto. Bruno, calmati. Perdenti dal preside. E Bulle, rimproverateli. Cosa? È tutta colpa delle tue farfalline, Giada. Laila, che dici? Sì, Giada, invece di fare una deviazione, hai lavato le farfalline al bagno. Va bene, Laila, allora non te ne darò neanche una. Tutti dal preside, forza. Racconterete questa storia. George! Ciao, scusate il ritardo. Io e le ragazze stavamo... Cosa? Oh mio Dio, sei così piccola. Ciao Abby, io sono Dana, mi piacciono i pompon, posso far parte della squadra? Oh, per fortuna sei la sorella di Diana, io che pensavo che fossi qui per il colloquio. Beh, perché non vai a cercare Diana? Forse al bar, io ora ho un colloquio importante. Abby, sono venuta per il colloquio. Cosa? Sì, Abby, voglio diventare una cheerleader delle bagne e non ti deluderò. Dana, io capisco tutto quanto, sei la sorella di Diana e lei è il capitano di una squadra, ma per ora non puoi far parte delle bagne perché sei troppo piccola. Io non sono piccola, conosco tutti gli slogan. Mi chiedo, ma Diana lo sa che la sorella è qui e che vuole far parte della squadra? Io credo di no. Vincitrici, le bagne sono forti, le bagne vinceranno, bagne! Bunny! Bunny! Dana, è perfetto, però ecco, quanti anni hai? Abby, io ho 9 anni, tutto qua. No, Dana, quando ne farai 13 potrai venire. Vuoi dire che non sono adatta? Non posso far parte delle Bunny, quindi? No, il problema è solo che non sei abbastanza grande. Cresci un pochino e poi torni. Grazie, Abby, ciao. Io volevo tanto diventare una cheerleader, davvero. Beh, sicuramente quando avrai 13 anni. Come ho fatto ad essere così stupida? Dana Kovalenko, perché non ho pensato fosse la sorella di Diana? Accidenti, hanno già fatto pace? Sì, la mascotte e i giocatori di pallacanestro sono deboli. Sì, è vero. Pizza Ice, vorremmo dei waffle. Ci piacciono tantissimo quelli al cioccolato. Sì, li vorrei anch'io. Sì, per favore, però non farlo più, d'accordo? Johnny, non ci sarà un'altra possibilità. Non ne avrò bisogno, tranquilla. Ragazzi, sono molto felice per voi. Ice, per favore, prepara tanti waffle. Bene. Oh, ragazzi, fatemi un complimento perché Ice oggi impazzirà. Guardate il mio nuovo look. Oh, Pizza, stai bene. Sei splendida, Pizza. Pizza, sei davvero sorprendente. Sì, il tuo taglio di capelli è davvero wow. Se non stessi con Diana, mi prenderei totalmente di te. Grazie, ragazzi, siete dei veri amici. Non ho capito, che cosa hai detto, Timothy? Ice, fammi qualche altro complimento. Ecco fatto, l'annuncio è pronto. Stiamo cercando una nuova cheerleader per la squadra delle runner. Requisiti: muoversi con disinvoltura, saper creare degli slogan, essere sicuri e essere bravissime. Che ne pensate? Che tutti vorranno far parte della squadra delle rane? Sì, tutti quanti. Si candideranno e non vorremmo nessuno di loro. Sì, perché in realtà se ci fosse stata un'altra cheerleader degna di nota l'avremmo già presa. Ah, ragazze, secondo me questa è un'idea totalmente insensata. Ecco, meno chiacchiere, andiamo ad appendere l'annuncio. Bene, ragazze, assicuratevi di leggere bene il nostro annuncio. Blondie, sul serio, cerchi un'altra cheerleader? Sì, la cerco.
Oh, una cheerleader, andiamo subito! Sono scioccata da Blondie. Sì, sta cercando un'altra cheerleader. Nessuno ne vorrà far parte. Ragazze, sbrigatevi, dobbiamo ritirare una pizza. Professor Mike, i giocatori di calcio possono fare qualcosa in questa scuola almeno una volta? E cosa vuoi fare? Voglio organizzare un concorso. Sì, prof, ascolti, Lauren, ha un'idea geniale. Assolutamente nessuno aveva proposto un concorso simile prima di Lauren. In realtà Giada e Laila hanno già fatto alcune proposte, ma sentiamo pure quella di Lauren. Forza, dimmi pure. Professor Mike, voglio organizzare il concorso Reginetta della scuola. Sono certa che vincerà la ragazza più bella e cool. Sarà un concorso molto onesto. Solo una riceverà la corona. Non so, devo consultare Giada e Laila per questo concorso. Non voglio avere niente a che fare con le sue Giada e Laila. Lauren, sei così nervosa. Professor Mike, i perdenti devono essere espulsi. Noi, in qualità di amministratrici, non ci faremo rimproverare dal preside a causa dei perdenti. Questo deve essere ovvio. Sentite, stiamo discutendo sul concorso Reginetta della scuola. Cosa? Professor Mike! Beh, Lauren si è proposta di scegliere la reginetta della scuola. Che ne pensate? Ho proposto io questo concorso. È il momento di scegliere una reginetta. Esattamente. È un concorso mai visto prima d'ora in questa scuola. Senti, Lauren, non starai esagerando? Tutti i concorsi di questa scuola li scegliamo noi e siamo noi a decidere quando si fanno, giusto, professor Mike? Professor Mike? Oh, Bulle, perché state sempre in mezzo? Andiamo, Lauren, tu sei sempre la mia regina. Grazie, Dima. Ragazzi, i perdenti sono sempre problematici, lo sappiamo, no? Professor Mike, dovrebbero essere espulsi. Hanno problemi tutti i giorni con George e ogni giorno lui vorrebbe portarli dal preside. Sono fuori controllo. Non esagerate, oggi parlerò con i perdenti e chiamerò anche i loro genitori, questo è ovvio. Non dovrebbe indugiare, professor Mike, altrimenti la scuola sarà distrutta. Pizza, posso avere una cioccolata? A proposito, ciao Rane. Ciao Dana. Che ci fa lei qui? Forse è solo venuta a trovarci, sua sorella studia qui. Guardate come abbina i colori. Io amo il verde. Ice, cioccolata, clienti. Pronto, sì. Le Bunny non mi hanno presa, hanno detto che devo crescere un altro pochino. Avete sentito? Vuole diventare una cheerleaders. Ho un'idea. Non dirmi che vorresti prenderla in squadra. Sì, è così esattamente. È intelligente e inventerà degli slogan per noi, no? Avete sentito? Le Bunny non l'hanno presa anche se sua sorella è il capitano. Non è veramente terribile. No, ma figurati. Dana, quando finisci di parlare, faccelo sapere. Silenzio, Rane. Sì, ho anche imparato un nuovo slogan, ma Abby ha detto, Dana, non sei adatta a noi. Rane, volete ordinare o state sedute qui a masticare chewing gum tutto il giorno? Dana, ecco la tua cioccolata. Wow, che bei disegni! Grazie, pizza. A proposito, oggi non mi hanno presa. Oh, succede, ma prima o poi ti prenderanno. Dana, non ti annoi lì da sola? Siediti con noi. Vieni, forza. Sei vestita molto carina. In effetti sì, sei molto cool. Rane, Diana ha detto che non devo parlare con voi, ma se avete bisogno di me, venite. Ragazzi, le uova non vanno dalla gallina, calma, andiamo. Oh, Dana, fai dei disegni così belli. E il tuo astuccio è bellissimo. Ragazze, non toccate niente. Blondie, è il momento. Bene, Dana, abbiamo ascoltato la tua conversazione. E volevamo chiederti se vuoi diventare una cheerleader. Non posso credere che Abby ti abbia rifiutata. Sì, allora stavamo pensando che forse potresti essere una rana. Che ne dici, eh? Noi siamo vestite di verdi e anche tu, hai visto? Ragazze, dite sul serio, forse devo crescere. Ma no, sei abbastanza grande per noi. Dana, lo sai davvero? Non posso credere che Abby ti abbia rifiutata. La Kojabi teme che tu possa mettere in ombra Diana, forse. Dana, rispondi di sì, sarai il capitano della squadra. Cosa? Abbiamo bisogno di nuovi slogan. Bene, allora sono d'accordo. Ora avete un nuovo capitano della squadra. Wow, congratulazioni, Dana! Capitano della squadra, d'accordo, in fondo ci servono degli slogan. Non sapevo che sarei diventata la rivale di mia sorella. Ci facciamo un selfie? Cheese! Inviamolo alle Bunnies, saranno così felici per noi. Ok, lo manderò a Diana. Bene, ragazzi, ora però basta smancerie. Ho capito che non vi siete visti per qualche giorno, però è troppo. Diana, è tanto che non ci parliamo.
Bene ragazzi, però dobbiamo cambiarci. Sì ragazzi, ci vediamo all'uscita. Ora arriverà Abby e dirà: ragazze, ci stiamo allenando, voi dove siete? Ti aspetto dopo allenamento. Vi aspettiamo al bar con una bella pizza calda. Ragazze, non potete capire che cosa è appena successo. Sapete chi è venuto a candidarsi? Non ci interessa chi vuole entrare, non ne abbiamo bisogno inoltre. Siamo al completo? Sì, è vero, siamo al completo. Diana, non capisci? Tua sorella è venuta al colloquio da me, tua sorella. E ha anche degli slogan. Diana? Sì, è andata così. Diana, ti rendi conto? Coach Abby dice sul serio, forse si è confusa. Questa è una svolta, Diana non te ne ha parlato? No! Bene ragazzi, ora cambiatevi e... Sì, Diana, sono stata un po', forse un po' dura con lei, le ho detto che deve crescere. Spero non si sia offesa perché... Beh, io non volevo offenderla, d'accordo? Avete capito? Diana vorrebbe far parte delle Bunny! E sa anche degli slogan! Sì, Diana! Tua sorella è forte, eh? Sì, è vero, è veramente forte e decisa! Cavolo, Timothy mi sta scrivendo. Non è Timothy? Cosa? Che succede? Oh mio Dio! Che è successo, Diana? Guardate, ragazze, mia sorella è diventata il capitano della squadra delle rane! È impossibile, Blondie, è stata Blondie! Ora tua sorella è tua rivale! È terribile! Basta così, oggi niente allenamento! Ragazzi, mettete un like, iscrivetevi, premete la campanella e aspettate i nuovi episodi, d'accordo? Sono scioccata! Sì, è vero, è impossibile, non ci credo!